la parola immigrazione noi la conosciamo e molto bene, questo ci può aiutare in qualche modo così a convivere, ad essere più tolleranti con gli immigranti che arrivano a casa nostra? La parola immigrazione noi non solo la conosciamo perché fa parte del nostro passato, ma anche perché fa parte del nostro presente. Tuttora ci sono giovani molisani che sono purtroppo costretti ad andare a lavorare fuori dalla nostra regione e spesso fuori dalla nostra nazione. E quindi il gioco deve valere in tutte e due le direzioni, altrimenti non va bene. Finalmente uniti sia quelli che sono qui in Molise, sia quelli che sono fuori, che non dimentichiamo che sono circa tre volte quelli che siamo qui, ci sta quasi 1 milione di persone di oriundi più o meno illustri che popolano tutto il pianeta, quindi è bello dedicare un giorno a tutti, a tutta questa grande comunità ed è bello che ci siano tutte queste rappresentanze qui di tutto il Molise, perché ci sono davvero rappresentanze dalla provincia di Campobasso e dalla provincia di Isernia, tutte insieme. Lei è andato a trovare qualcuna di queste comunità? Sì, finora sono andato a trovare una comunità in Belgio che praticamente sono figli di quelli che sono andati a lavorare nelle miniere qualche decennio fa e adesso hanno formato una comunità molto molto attaccata al Molise e all'Italia e fanno anche una festa, anche loro fanno una festa ogni anno piena di gente non solo di molisani, anche di belgi che partecipano molto, molto volentieri. È un bel colpo al cuore. Vediamo che in buona compagnia la signora è? Nadia Di Martino, rappresentante del gruppo La Polifonica Monforte. Lei? Lucia Di Toro della Polifonica Monforte.